perdita di galleggiabilità. Questo problema può presentarsi quando, durante la discesa, il subacqueo non equilibra la perdita di galleggiamento della muta o la spinta negativa di una zavorra eccessiva. Come conseguenza, il subacqueo comincia a scendere rapidamente in profondità. Dovete agire prontamente per ristabilire la galleggiabilità, gonfiando il giubbetto equilibratore. Se è il compagno ad avere questo problema e vedete che non lo risolve, dovete intervenire in suo aiuto, a patto che siate ben sicuri di essere in grado di farlo, senza mettere voi stessi in pericolo. Potete fermare la sua discesa afferrando la rubinetteria del suo autorespiratore e aggiungendo aria al suo giubbetto attraverso il sistema di gonfiaggio. Attenzione! Dopo averlo afferrato, non ristabilite la sua galleggiabilità immettendo aria nel vostro giubbetto, perché in caso di perdita del contatto, lui continuerà a scendere, mentre voi risalirete in superficie a velocità incontrollata, effettuando quella che viene definita pallonata. Potrebbe anche accadere che il compagno acquisisca una galleggiabilità troppo positiva. In questo caso cercate di rallentare la sua risalita afferrandolo bene e piegando le vostre gambe in modo da esporre una maggiore superficie resistente al movimento verticale. Se lo afferrate all'altezza della vita, sarete anche in grado di scaricare il suo giubbetto o la sua muta stagna,